Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dopo esserci concentrati su Gesù, il buon, stavo per dire il buon samaritano, ma in questo caso dobbiamo dire il buon seminatore, il seminatore generoso. Vorremmo concentrarci questo pomeriggio su le diverse qualità dei terreni sui quali cade il seme. Nonostante che Gesù ne dia la spiegazione, non è poi così facile comprendere tutto il significato. Innanzitutto perché c'è un particolare che voi potete notare andando a rileggere la parabola, un particolare che identifica terreni e seme. Noi ci aspetteremmo che i terreni sono simili a quelli che ascoltano o meno la parola in maniera effettiva. E invece il Signore comincia dicendo così: il seme è la parola di Dio, e questo l'avevamo capito, è la parola di Dio il seme. Però continua dicendo: i semi caduti sulla strada indicano coloro che hanno ascoltato, ma poi eccetera eccetera. I semi caduti sulla pietra indicano coloro che eccetera eccetera. I semi caduti fra le spine e così via. I semi caduti sulla terra buona indicano coloro che ascoltano e producono. Perché questa contaminazione di seme con i semi? Se il seme è la parola di Dio, noi, secondo la logica, non potremmo essere identificati che con il terreno nel quale il Signore getta il suo seme. E sicuramente, fondamentalmente, questo è il significato. Però, se l'Evangelista ha voluto confonderci un po' le idee, forse vuole suggerirci, come in tutte le parole evangeliche, in tutte le parole della Sacra Scrittura, che hanno, secondo l'interpretazione dei rabbini, almeno 70 significati ognuna, forse vuole farci capire che non basta essere terreni, ma allo stesso tempo bisogna essere seme, cioè identificarci, anche se in maniera elementare, anche se in maniera provvisoria, identificarci già con la parola che sta per cadere, che è la parola di Dio, non è la nostra, ma che se non diventa la nostra, noi non siamo terreni autentici, non siamo neanche persone autentiche. Infatti la parabola, la spiegazione della parabola terminerà dicendo, almeno così nel Vangelo di Luca, dicendo che sono coloro, e il riferimento è ai terreni, al terreno buono, sono coloro che hanno ascoltato la parola con cuore, in greco sarebbe con cuore bello e buono. Ora, bello significa poco, perché noi lo riferiamo istintivamente all'estetica. Probabilmente vuol dire sono coloro che ricevono la parola con cuore onesto, con cuore schietto, con cuore sincero e buono. In questo senso anche noi diciamo, per esempio, questa persona è una bella persona, che non è necessario che sia bella esteticamente, ma si vede che è autentica, che è vera. Ecco, allora, dov'è, tanto per entrare nella spiegazione della parabola, dov'è che la parola di Dio
porta frutto, o quando è meglio, quando è che la parola di Dio può portare frutto anche in noi? Quando ci trova non soltanto con una volontà legata al dovere di fare qualche cosa o alla paura di essere puniti dal Signore, ma in un atteggiamento invece di accoglienza generosa, così come generoso è il Signore che si fa avanti. Pochi giorni fa abbiamo letto l'episodio di Zaccheo, ricordate? In quell'episodio c'è una parola che normalmente nelle traduzioni non viene sempre, di cui nelle traduzioni non sempre si tiene conto, e ci viene da pensare che il Signore a Zaccheo abbia detto così: Zaccheo, scendi presto da quell'albero, perché io voglio venire a casa tua, vero? E invece non è così. Il Signore ha detto a Zaccheo: Zaccheo, scendi da quell'albero perché io oggi devo venire, devo. E sapete questo verbo quando viene usato nel Vangelo, a parte questa occasione? Quando il Signore fa l'annuncio della propria passione e dice: il figlio dell'uomo deve, nel senso che è questo il compito che ha. Dunque lui non va da Zaccheo perché è buono, perché Gesù è buono, perché è generoso, perché vuol fargli la sorpresa, ma ci deve andare perché è stato mandato per questo. Si intende l'umanità, ma l'umanità è fatta di individui. Ecco, in quel caso Zaccheo, colpito, ecco il seme, colpito da questo seme della parola di Gesù, pur essendo un grande peccatore, un ingiusto, si apre. Ecco, Zaccheo, pur essendo un terreno poco produttivo, anzi produttivo fino a quel momento del male, diventa produttivo del bene. Allora, forse in questo senso anche si può intendere questo insieme di immagine riferita alla parola di Dio, che è buona di per sé, ma anche a noi come semi caduti. L'accoglienza della parola di Dio, che vuol dire della sua volontà in ogni momento, nel momento presente, diciamo così, senza pensare né al tempo trascorso ormai nella nostra vita e nemmeno a quello che verrà dopo, domani, perché non sappiamo, ma l'accoglienza della parola di Dio in questo momento dipende da noi, certo, ma dipende soprattutto dalla grazia. Cioè, è sempre un dono di Dio, tutto è grazia, diceva una santa molto famosa. Dipende dalla grazia, ma anche dall'accoglienza, tuttavia, che pure è grazia, ma non va da sola. Il Signore sta alla porta, si legge nel terzo capitolo del libro dell'Apocalisse, il Signore sta alla porta e bussa, però non entra. Non entra perché aspetta di essere chiamato. Se Zaccheo non gli avesse aperto le porte non si sarebbe entrato in casa sua, capite? Certo che è una grazia quella che irrompe nella vita di Zaccheo, però Zaccheo si è lasciato trascinare. Allora c'è sempre questo misto. Diceva, lo abbiamo letto anche stamani, ma lo voglio rileggere. Diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme in terra e poi dorme e veglia di notte e di giorno, mentre il seme germina e si sviluppa senza che egli sappia come.
La terra da sé produce prima l'erba, poi la spiga e poi nella spiga il grano. Dunque, certo, è grazia, ma allo stesso tempo ci vuole questa accoglienza, questa disponibilità, potremmo dire questo desiderio. Un desiderio ovviamente operativo. In questi tempi la Chiesa non fa altro che ripetere, soprattutto per mezzo del Papa Francesco, che tutti siamo chiamati alla santità e tutti siamo chiamati a immergerci nella misericordia. Ecco, noi ci troviamo così, quello che siamo. Però se noi coltiviamo almeno il desiderio in senso operativo, vuol dire che stiamo già facendo qualche passo, piccolo o grande, questo lo sa il Signore. Però l'importante è desiderare, perché se si smette di desiderare non si cammina più. Non progredi est regredi, dicevano già gli antichi romani. Non progredire vuol dire tornare indietro, perché non ci si può fermare senza tornare indietro, senza irrigidirsi e avvizzirci. Dunque abbiamo preso coscienza come il seminatore generoso, che non fa distinzione di persona, non fa distinzione di terreni, è Gesù. Il terreno sono gli uditori, siamo noi. C'è una specie di crescendo nella parabola. C'è la strada. La strada è precaria perché c'è il calpestio della gente. Ci sono gli uccelli che appena vedono qualche cosa di buono da mangiare vi si gettano sopra e sono quelli che fanno la figura, rappresentano il demonio. Quindi niente, sulla strada non può accadere niente. Poi c'è la pietra, cioè la pietra ricoperta appena di terra, dove qualcosa succede perché c'è questa copertura di terra, però attecchisce ma muore, perché non può fare le radici. Sapete che in genere, gli alberi, soprattutto quelli molto forti, robusti, hanno una ramificazione radicale delle radici grande quanto la chioma, così almeno abbiamo studiato, più o meno sappiamo che corrisponde a questo. Allora, lì non c'è spazio per la diramazione delle radici. Però è già qualcosa di più della strada, del terreno stradale. Poi le spine, lì il terreno c'è, quindi c'è anche la possibilità, come un po' la zizzania, c'è il seme buono e c'è la zizzania, qui c'è il seme buono che tenderebbe a crescere ma ci sono le spine che soffocano, dice in questo caso il Signore. Le cose della vita, le preoccupazioni ordinarie, le distrazioni, i dubbi e poi ancora più in crescendo ovviamente arriva il terreno. Luca non dice che un tipo di terreno produce 30, un altro tipo 60 e un altro 100. Dice produce frutto e già va bene, però è molto provvidenziale la distinzione che fa Marco, che è il primo evangelista, da cui dipende anche Matteo, da cui dipendono anche Matteo e anche Luca, loro fanno questa distinzione. E questo è bello, è importante, è anche incoraggiante, perché non è detto che tutti siamo chiamati a produrre come certe persone hanno prodotto. Ognuno ha la sua misura, è come l'intelligenza, siamo tutti intelligenti, ma chi più, chi meno. Basta che uno metta in pratica, eserciti la sua. Dunque è bello questo, perché sia che sia che il risultato sia un 30%, che un 60%, che un 100%, è uguale. Solo oggettivamente è di più, ma soggettivamente uno ha dato tutto quello che poteva dare. Questo è molto importante tenerne conto.
Ritorno su ciò che Gesù disse alla fine della parabola. E secondo Luca, come ho ricordato, fatto notare questa mattina, lo disse gridando. Come dire, questa è la parabola, tra poco vi farò la spiegazione, però quello che è importante è usare l'udito, ma non tanto l'udito materiale, perché uno può essere anche sordo. L'importante è l'ascolto che interiore, che dipende. Ascolto e desiderio, credo che potremmo mettere sullo stesso piano. Se uno ha desiderio di imparare, ascolta. Se non ce l'ha, ecco. Poi i mezzi, se uno è sordo si fa mettere l'apparecchio, ma questo è soltanto un mezzo umano. Dunque, detto questo, Gesù, quello che gli evangelisti scrivono, questo dobbiamo saperlo ogni volta che leggiamo il Vangelo, se vogliamo fare la lezio divina, che non è un esercizio, si fa l'esercizio della lezio divina, ma la lezio divina è ogni volta che noi apriamo il Vangelo e lo vogliamo capire come rivolto a noi. Se apriamo il Vangelo soltanto per informarci, allora potremmo aprire anche l'Iliade, l'Odissea, i Promessi Sposi e forse troveremo delle cose interessanti in tutti questi libri. Ma se lo vogliamo leggere per sapere che cosa il Signore vuole dire a me, allora stiamo facendo una lezione divina, perché io ascolto lì non ciò che Gesù ha detto 2000 anni fa ai farisei, ma ciò che il Signore sta dicendo a me, in qualche modo fariseo, in qualche modo peccatore, in qualche modo con la fede poco solida. Il Vangelo non è stato scritto per raccontare delle cose, è stato scritto perché noi abbiamo la capacità di immedesimarci in ognuna delle occasioni. Sant'Ignazio di Loyola, che ha scritto quel libro classico, gli esercizi spirituali, quando dice come atteggiarci nei confronti di una pagina del Vangelo perché sia la nostra, perché siamo testimoni di quello che sta accadendo, arriva a dire, per esempio, se tu hai aperto la pagina della nascita di Gesù a Nazareth, tu devi anche sentire l'odore della stalla. Può far ridere questo, e può anche non essere proprio del tutto necessario, ma vuol dire devi leggere quel racconto come se tu fossi lì, al posto dei pastori, al posto dei magi, al posto di Giuseppe, al posto perfino di Maria. Allora sei un contemplativo, non quando chissà che cosa pensi di contemplare di altissimo, ma quando sei lì e senti che quella voce risuona per te. Ecco perché è importante la parola di Gesù che costantemente ci dice chi ha orecchi ascolti. I discepoli gli fanno la domanda sulla quale ci siamo già soffermati questa mattina, ma sottolineiamo ancora una volta quanto è importante, altro elemento importante nel rapporto che noi siamo chiamati ad avere spesso con il Signore, la domanda, perché sono tante le cose che noi non sappiamo, sono tanti i dubbi che ci vengono, perfino quello che Lui ci abbia abbandonato, che non ci aiuti più. Dubbi così forti non è che l'hanno avuti i grandi peccatori, l'hanno avuti i grandi santi, che proprio perché hanno saputo rispondere, mettersi all'ascolto in queste occasioni, sono arrivati a una fede altissima, che non aveva più niente di sentimento, ma era piena di volontà. Pensiamo a Teresa del Bambino Gesù, che si sforza per gli ultimi mesi della sua vita, non vedendo altro che nuvole davanti a sé,
di continuare a dire: Signore, io ti amo, Signore, io ti voglio bene. E dice: ma allora non è più la Teresa di prima, è la Teresa veramente fatta Cristo, che può dire con Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, perché Cristo nel Getsemani aveva gli stessi dubbi, Cristo che era il figlio di Dio. Tuttavia, ecco, c'era quel tuttavia, capite? Ma era solo quello, che era basato su quell'istinto filiale che lui pure conservava. Difatti l'Evangelista Marco ci dice, continuava a dire Abba, cioè continuava a chiamare Dio non padre, ma papà, babbo, cioè nel senso che si sentiva figlio, e dunque benché lo sentisse lontano, benché si sentisse abbandonato sul serio, con la stessa forza si sentiva unito, e quindi era impossibile per lui non rialzarsi. Si rialzò e disse: andiamo. Ricordate, no? L'annuncio, il racconto della passione. È importante anche prendere conto della distinzione tra voi, dice Gesù, e gli altri, non per sentirci migliori, per carità, ma per sentirci in dovere di essere più riconoscenti a Lui che ci ha chiesto di seguirlo, per essere anche strumento, presenza nel mondo. Ricordate quelle immagini che non fanno parte di questa pagina del Vangelo, ma che ritornano. Non abbiate paura, piccolo gregge, non avere paura, piccolo gregge. Non abbiate paura se siete pochi, perché voi siete come il lievito. Importa più il lievito o la massa? Importa più la massa, perché la massa è quella che si mangia, il lievito non si mangia, è anche cattivo. Dunque non c'è da inorgoglirsi, però c'è da sentire la forza che il Signore vuole che abbiamo. Voi siete un lievito, voi siete il seme piccolo, voi siete la luce, voi siete il sale. Ma mangiare il sale nessuno lo vuol mangiare, però un cibo senza sale, ecco. Quindi sapere di essere a disposizione del Signore per continuare la sua opera, pur non vedendone molte volte i frutti, ecco questo. Voi e gli altri, voi potete capirmi, ma potete capire la bontà, la mia bontà, la mia santità, ma anche il mio coraggio di andare avanti senza vedere i frutti. La spiegazione, come ho detto, non parla più del seminatore e neanche della semina, per andare direttamente ai terreni. A dire la verità, nella spiegazione manca anche il calpestio della gente per quanto riguarda il seme caduto sulla strada. Solo gli uccelli vengono a portarlo via, e gli uccelli che in questo caso rappresentano il diavolo che viene a portar via la parola. Il significato della parabola è questo, dice Gesù: il seme è la parola di Dio. I semi caduti sulla strada indicano coloro che l'hanno ascoltata. Quindi vedete, c'è una buona volontà in tutti i terreni. Ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e si salvino. Qui l'invidia del nemico, diciamo. Quelli caduti sulla pietra indicano coloro che quando ascoltano la parola l'accolgono con gioia. Gesù non disprezza nessuno. E quante volte, anche nella nostra vita, pur essendo, diciamo, ufficialmente tra i discepoli di Gesù, non ascoltiamo la parola, o l'ascoltiamo ma poi ce ne dimentichiamo. Dunque Gesù getta per tutti. L'accolgono, vedete, tutti ascoltano la parola, l'accolgono con gioia. Ma non hanno radici, certo, non hanno radici, e spesso mancano anche a noi. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno.
I semi caduti fra le spine indicano coloro che, dopo aver ascoltato, cammin facendo, si lasciano prendere dalle preoccupazioni, dalla ricchezza, dai piaceri della vita e rimangono senza frutto. Sono realtà che non riguardano gli altri. Gli altri sono coloro a cui Gesù per il momento non dà la spiegazione. Questi quattro terreni, quelli poco fruttuosi o per niente, e l'ultimo fruttuoso, riguardano noi. Tutti noi siamo un po' strada, un po' pietra, un po' soffocati dalle spine. I semi caduti sulla terra buona indicano coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore nobile e buono, onesto, si potrebbe tradurre in tanti modi, schietto, vi ho detto in greco è kalos e kalè e agatè, cuore cardia, bello e buono, ma bello nel senso morale, nel senso di atteggiamento. Allora, sono coloro, quelli caduti su terra buona, sono coloro che ascoltano con cuore schietto e buono questa parola, la trattengono, bello questo verbo, la trattengono, il terreno. Dov'è che germina il seme? In un terreno che trattiene, perché se il seme potesse uscire fuori, verrebbe perduto, andrebbe perduto. Quindi la terra, il terreno deve trattenere il seme, ecco, trattenere la parola, trattenere il seme, trattenere la parola, trattenerla dentro, continuare a pensarla, continuare a cercare che cosa vorrà dire per me oggi questa parola che mi ha colpito. La trattengono e dunque producono, alcuni il 30, alcuni il 60, alcuni addirittura il 100 per uno. C'è il diavolo dunque che vuole separare. Diavolo, voi sapete che viene dalla parola diaballo, divide. Lui vuole dividerci noi dal Signore. È un po' il contrario di quello che accade a Maria, che al contrario non capisce neanche lei le cose che stanno accadendo, però le conserva, simballusa, dice, simballo, le mette insieme, cerca di metterle insieme, come noi siamo chiamati a fare. Tante sono le cose che non possiamo capire della vita o che ci sembrano portarci lontano. Ecco, l'importante è tenere forte la sicurezza che Dio non può abbandonarci, non può dare un significato, non può non dare un significato anche a queste cose, e quindi cercare di metterle insieme. Maria, diciamo, meditava, è un verbo povero, perché sembra che facesse la meditazione, no, cercava di mettere insieme tra la sicurezza che aveva dentro di sé, che era quella datale dall'angelo, e poi gli avvenimenti che sembravano tutto il contrario di quello che l'angelo aveva detto. L'angelo aveva parlato di suo figlio come del discendente di Davide, addirittura inviato dall'Altissimo, e poi lo vedeva nascere in una grotta come un qualsiasi figlio di pastori. È lì che Maria vede tutte queste cose, tace e le mette insieme. Il contrario di quello che il diavolo ci spinge a fare. Il diavolo, chiamiamo, diciamo, il diavolo in se stesso, ma anche tutte queste diavolerie che abbiamo dentro noi, questi sentimenti contraddittori. C'è la pietra, non hanno radice. Si crede per un po', ma poi ci si allontana. Ci sono le spine, quante preoccupazioni, quante cose da fare, quante ansie, tutti ce l'abbiamo, no? E sono tutte scuse, legittime molte volte, ma ecco che non devono dispensarci dal cercare quello che è la vera risposta.
E poi c'è la terra buona. Se noi dicessimo a noi stessi, noi siamo la terra buona, sbaglieremo, sbaglieremo. Preghiamo il Signore perché ci faccia diventare sempre più terra buona. E apriamo il nostro udito, la nostra capacità di ascoltare. Ascoltare, noi lo sappiamo anche dall'esperienza interpersonale, anche quando ci sforziamo, dice, ascoltare l'altro, il mio fratello, la mia sorella, mi sta parlando e non dico niente, l'ascolto. Ma non basta. È già tanto, perché spesso vogliamo sopraffare subito con le nostre opinioni. Per poter dire di aver ascoltato davvero il nostro fratello vuol dire sforzarsi di condividere, anche se non lo condividiamo con la mente, quello che lui sta dicendo, perché sia in quello che sta dicendo lui, in quello che sto pensando io, c'è qualche cosa da mettere insieme, ecco, quel simballo, che non è il timballo. C'è una distanza sempre da superare. Questo vuol dire ascoltare, superare una distanza. Una distanza da superare per ascoltare davvero fino in fondo, innanzitutto il Signore, la parola del Signore e poi anche il nostro fratello, la nostra sorella che ci sta accanto. Non si tratta di un ascolto con i semplici orecchi, ma con orecchi che ascoltano. Infatti, dice il Signore, dopo aver ascoltato la parola con cuore bello e buono, la trattengono e producono frutto con la loro perseveranza. Anche perseveranza è molto importante, non tanto come virtù di pazienza, ma come un desiderio prolungato che non si dà per vinto. Non ho capito, non ce l'ho fatta, ma voglio capire, voglio arrivare fino in fondo, o meglio, voglio che il Signore mi porti ad arrivare fino in fondo. Un ascolto responsabile. Responsabile vuol dire che io non soltanto voglio imparare che cosa ha detto Gesù, ma voglio accettare quello che è destinato a cambiare in me. Non è facile, facile dirlo come lo sto dicendo io, ma questo è ascolto. E Gesù ci chiede questa profondità per saper trattenere il seme della parola. La vita interiore, infatti, profonda, è uno stare, come vi ricordavo stamani attraverso le parole di Teresa, è uno stare spesso in compagnia di colui dal quale sappiamo di essere amati. 30, 60, 100 di produzione, questo non tocca a noi saperlo, non tocca a noi stare a vedere quanto siamo stati capaci di produrre. L'importante è essere terreno buono che vorrebbe accogliere per poter dare. La parola del regno dei cieli è esposta al rischio di cadere in terreni non produttivi, è esposta al rischio di non essere accolta, e a noi che ascoltiamo oggi questa parabola non è richiesto tanto di immedesimarci in un terreno piuttosto che in un altro, perché le situazioni descritte sono tutte nostre. In qualche modo, in qualche occasione siamo terreno buono, in altre occasioni siamo soffocati dalle spine, in altri abbiamo un terreno poco spesso e così via. Si capisce così l'esortazione iniziale che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Voi dunque ascoltate. Andate a rileggere la pagina e vedete che all'inizio c'è voi dunque ascoltate e poi segue la parabola.
Cercate di penetrare il significato di questa parabola, rinnovate la vostra capacità di ascolto, andate in profondità. La parola del Regno è una buona notizia per le nostre vite. È davvero una parola ispirante, una parola che può ispirare, cioè, il nostro comportamento e le nostre relazioni. Portiamoci dietro questo binomio, facile da dirsi, ma non facile da praticare, anche se potrebbe essere questo il risultato della meditazione sulla parabola del seminatore. Come mettere insieme ascoltare e comprendere, comprendere e ascoltare. Matteo pone in parallelo questi due atteggiamenti. Comprendere, certo, capire, ma capire, soprattutto quando è il Signore a parlare, vuol dire saperlo ascoltare, continuare a... Non si può dire davanti al Signore di aver capito già tutto. La parola di Dio, diceva un grande santo, era anche stato anche un grande papa, per questo gli hanno dato il titolo di Magno, Gregorio Magno, diceva così a riguardo della parola, quella parola che è il seme, che scende sui nostri vari terreni o su di noi, trovando a volte un tipo di terreno, a volte un altro. Diceva così. È una frase che avete sentito chissà quante volte, ma la ripeto come al termine di questa nostra meditazione. La parola di Dio, quindi la parola di Dio, cresce insieme a chi la legge, non perché noi abbiamo l'autorità di mettere altre parole nella parola di Dio, che è la Bibbia, ma nel senso che quella parola resterebbe nella Bibbia come tutte le altre parole di ogni altro libro, pur essendo oggettivamente la parola di Dio, rimarrebbe lì. Se nessuno accedesse ad essa e la facesse diventare vita. Dunque è inutile avere la Bibbia, è anche inutile leggere la Bibbia. Se leggendo la Bibbia, quello che si legge, non dico tutto, ma quello che si è scelto di leggere quel giorno, o quella parola, tra tutte le parole che abbiamo letto quel giorno, porti frutto, entri dentro in qualche modo, non sia applicato alla situazione di questo momento. È uno sforzo che neanche io riesco a fare, ma è l'unico. Che fa sì che la parola di Dio cresca, cioè diventi veramente parola. Finisco, rileggo tutta la frase e con questa concludo. La parola di Dio cresce insieme a chi la legge. Ciascuno la comprende tanto più profondamente quanto più profonda è l'attenzione che rivolge a questa parola. Un augurio che faccio a tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci al prossimo mese.